approvato l'assestamento di bilancio. A Torino un'unica ASL. Giornata della trasparenza 2016. In apertura della seduta del 29 novembre il Consiglio regionale ha commemorato Anna Maria Vietti, già sindaco di Lanzo, parlamentare, consigliere e assessore regionale. L'Assemblea ha poi approvato l'assestamento di bilancio e nella seduta del 30 14 ordini del giorno collegati. Via libera anche alla fusione per incorporazione di due comuni nel biellese. Il 6 dicembre, infine, il Consiglio regionale ha approvato la proposta di deliberazione che accorpa le due aziende sanitarie locali di Torino. In copertina! Il Consiglio regionale ha approvato il 29 novembre a maggioranza la legge di assestamento di bilancio che prevede investimenti per 60 milioni di euro. Di questi, 10 milioni sono destinati all'edilizia scolastica, altrettanti agli interventi di prima emergenza derivanti dai danni causati dall'alluvione. Collegati all'assestamento sono stati approvati anche 14 ordini del giorno, quasi tutti presentati dalle opposizioni, su trasporto pubblico locale, welfare, sicurezza del territorio, cultura, sport invernali e legalità. Con la legge di assestamento di bilancio completiamo un percorso che ha caratterizzato la prima metà della legislatura. Riusciamo a stabilizzare la spesa sociale, la spesa sul diritto allo studio, la spesa per gli enti gestori dei servizi socioassistenziali nel triennio, perché è un bilancio che copre dal 2016 al 2018. Allo stesso tempo diamo copertura definitiva alle problematiche legate al piano di rientro sociosanitario che ci permetteranno dal 1 gennaio di ritornare ad essere autonomi nella nostra regione in una materia così importante, e nello stesso tempo diamo anche copertura ai primi interventi necessari per gli eventi alluvionali che hanno caratterizzato lo scorso fine settimana. Un bilancio di assestamento 2016 che arriva come al solito molto tardi, siamo a novembre, la scadenza ultima è il 30 di novembre, dovrebbe essere approvato a luglio, e ottiene, diciamo, un pareggio solo grazie all'ennesimo aiuto da Roma, dal governo nazionale. Un piano di rientro sulla sanità per 1,5 miliardi che si somma ai 3 miliardi di altro disavanzo che sono spalmati in 10-30 anni, quindi un nuovo peso sulle generazioni future, un vincolo sulle prossime amministrazioni. In questo bilancio tante voci di capitolo dovrebbero essere finanziate, noi abbiamo chiesto più risorse sulle politiche sociali, sull'ambiente, sui trasporti, sulla cultura e l'istruzione. Dal 1 gennaio 2017 Torino avrà un'unica azienda sanitaria locale. Lo ha deciso il Consiglio regionale che il 6 dicembre ha approvato la proposta di deliberazione della Giunta che accorpa le due attuali aziende sanitarie del capoluogo piemontese. Un'ASL unica sulla città di Torino, una vasta ASL che comprenderà quasi 900.000 abitanti, quindi un nuovo percorso che porterà alla razionalizzazione dei costi della sanità, e però un'operazione che ovviamente dovrà anche dare molta importanza al tipo di governance, perché non dovrà questa poter rallentare i processi gestionali, ma dovrà garantire la continuità assistenziale a tutti gli utenti e pazienti senza andare a penalizzare ovviamente i servizi che vengono erogati. Credo che sia molto importante la nascita anche delle case della salute, perché queste si vanno a collocare come livello intermedio tra la medicina generale e gli ospedali per i nostri utenti, e soprattutto anche perché vanno strutturalmente a ricollocarsi in strutture che precedentemente erano state completamente chiuse, quindi c'è una progettualità nuova a servizio degli utenti. In aula il Consiglio, in qualità di maggioranza, ha dovuto esprimere una mozione con un po' di imbarazzo che diceva praticamente alla Giunta di ricordarsi che le politiche strategiche sulla sanità sono di competenza del Consiglio. Io credo che non vada ricordato questo, credo che sia l'assessore Saitta che la Giunta al suo completo deve ricordarsi che dal punto di vista legislativo è il Consiglio regionale che dirime i temi che fanno capo al piano strategico sulla sanità. Quindi questo sarà sicuramente un tema importante, perché a partire dal 1 gennaio 2017 la regione non sarà più in piano di rientro, e a questo punto le politiche sanitarie dovranno tornare un tema dell'aula consigliare. Dal 1 gennaio 2017 il comune di Selve Marcone nel biellese diventa parte di Pettinengo. Il Consiglio regionale ha preso atto del risultato favorevole del referendum che si è svolto nei due comuni e ha approvato la legge. È il primo caso piemontese di incorporazione, nuova fattispecie di fusione di comuni prevista dalla legge Delrio. Accesso civico a tutti i documenti e agli atti della pubblica amministrazione e prevenzione della corruzione. Sono stati questi i temi della giornata della trasparenza 2016 della Regione Piemonte, che si è tenuta nell'aula magna della Scuola di Applicazione dell'Esercito.
Durante l'incontro è stata presentata la versione rinnovata di Arianna, la banca dati normativa del Consiglio regionale, che consente una migliore accessibilità anche da dispositivi mobili.